possiamo prima sentire stato semplice decidere il risultato di questa gara, perché abbiamo apprezzato il vostro lavoro, abbiamo notato come avevate preparato bene l'argomento, quindi entrambe le squadre avevano molti dati coerenti con i temi che erano richiesti, abbiamo notato una esposizione fluida in tutti gli oratori, un rispetto dell'avversario durante soprattutto il dibattito libero anche del pubblico, e soprattutto nel dibattito libero non ci sono stati tempi morti e quindi comunque avete fatto un lavoro positivo. Questi sono, diciamo, i punti di forza che abbiamo notato nelle due squadre. Accanto a questo però abbiamo trovato anche qualche criticità, in particolare il fatto che in entrambe le squadre non c'era un equo bilanciamento delle abilità oratorie e che nel dibattito si ruotava intorno abbastanza allo stesso argomento e quindi non siete tanto riusciti forse a sviluppare altre tematiche. E in generale in tutta la gara abbiamo notato appunto qualche criticità nell'inserire dei dati nuovi quando le norme non lo richiedevano, al contrario una mancanza di controargomentazione quando invece avrebbe dovuto esserci, e per qualcuno degli oratori un uso eccessivo dei gratuiti. Quindi alla fine di tutto questo discorso generale, che poi voi saprete come individuare in ognuno degli oratori, abbiamo stabilito un punteggio di 2-1 a favore della squadra di Mastro.